Ciao Samuel, come stai? Bene, bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Vado subito al dunque perché ho una notizia importante per te da darti. Perché la Serie A ti vuole in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana, quindi mi sa che devi preparare le valigie. Nello scorso video io vi avevo annunciato che la Serie A mi aveva chiamato. E oggi sono qua per raccontare questa magnifica esperienza. Attualmente sono nella hall dell'hotel in Arabia Saudita, ragazzi. Parto nel dire che non è vero che sono mancato alla partita dell'MSP perché avevo ricevuto questa chiamata, ma bensì perché purtroppo nei giorni precedenti, causa una brutta tonsillite, ero e sono dovuto correre in ospedale perché sono stato veramente, veramente male. Tonsillite che sono riuscito a curare in tempo prima di partire per questa magnifica esperienza in Arabia Saudita e adesso vi voglio raccontare come è andata. Ma prima ci tenevamo tantissimo a ringraziare Serie A e OneFootball per averci permesso di fare questa bellissima esperienza a Riyadh per la Supercoppa italiana fra Inter e Milan, ma le sorprese non sono solo per noi ma anche per voi, perché OneFootball ha deciso di mettere in palio due maglie fighissime firmate dai giocatori, ovvero la maglia dell'Inter e del Milan. Cioè ragazzi, c'è davvero qualcosa di più bello della maglia della propria squadra del cuore firmata pure dai calciatori? Beh, noi pensiamo proprio di no. Per partecipare al giveaway è semplicissimo, basta andare nel link in descrizione e in meno di un minuto riuscirete a compilare il form, e se non avete ancora l'applicazione di OneFootball scaricatela dal link all'interno del form. Detto questo, buona fortuna e ora continuiamo con il racconto. Siamo partiti da Bologna, siamo arrivati a Istanbul dove abbiamo fatto scalo di circa un'oretta. Abbiamo fatto un girettino nell'aeroporto di Istanbul, siccome non eravamo mai stati in Turchia, abbiamo mangiato qualcosina. Da lì siamo ripartiti alla volta di Riyadh direttamente da Istanbul, un volo di circa 4 ore in aereo. E dopo i vari controlli in aeroporto è raggiunto il momento di arrivare in hotel, signori. Trovato questo Uber che ci ha accompagnato appunto in hotel, siamo arrivati, abbiamo visto il nostro magnifico hotel qui a Riyadh ed è lì che è iniziata questa avventura, questa esperienza e queste 24 ore a Riyadh. Arrivati all'hotel ci siamo ambientati e il giorno dopo avevamo bisogno assolutamente di trovare un modo per connetterci al mondo, perché le nostre sim non funzionavano, ragazzi, e quindi avevamo assolutamente bisogno di connetterci a internet. Ci siamo svegliati, siamo usciti dal nostro hotel, abbiamo visto Riyadh per la prima volta di giorno e ci siamo accorti di quanto veramente era diverso dalla nostra civiltà quotidiana. Abbiamo trovato un posto dove ci hanno fatto le sim, da lì e nella giornata di ieri abbiamo fatto un bel giretto per Riyadh, abbiamo conosciuto dei posti, abbiamo mangiato, abbiamo vissuto diciamo un giorno intero alla volta di Riyadh. Ci rimaneva solo da prepararci il giorno dopo per la finale di Supercoppa italiana qui a Riyadh. Io ero straemozionato, potevo avere l'opportunità, l'occasione di incontrare ragazzi Rafael Leao dal vivo. Ma prima di entrare nei dettagli della partita, il giorno stesso della partita, alla mattina, ragazzi, ci hanno comunicato di un torneo di padel con leggende del calcio italiano. Siamo entrati in questa arena dove si giocava a padel e ragazzi, non ci potevamo credere, c'erano le leggende del calcio italiano. C'erano tutti: Totti, Del Piero, Vieri, Ventola. Ragazzi, un'emozione veramente incredibile. Ho fatto la foto appunto con Alex Del Piero. Mi sono fatto firmare la maglia da Totti, signori. Mi sono fatto firmare la maglia da Vieri, la maglia dell'MSP. Una maglia incredibile, ragazzi, un'esperienza incredibile. Le emozioni erano tante, la giornata stava sempre per finire. Siamo ritornati in hotel, abbiamo preparato tutte le nostre cose, siamo ripartiti alla volta dello stadio, abbiamo preso il nostro Uber che ci ha accompagnato allo stadio, entriamo con i nostri pass, ci fanno comodamente entrare, entriamo
all'interno di questo stadio, ragazzi, ed era una cosa non spettacolare di più, un'emozione unica che non avevo mai provato, riuscire a poter entrare direttamente dal backstage di uno stadio, dal retro di uno stadio, e avere lo stadio completamente a tua disposizione. Non uno stadio qualunque, ma lo stadio della Supercoppa Italiana. L'obiettivo, una volta arrivati là, era quello di stare più concentrati possibili e goderci questa magnifica esperienza all'interno dello stadio, ma soprattutto stare concentrati, perché da lì a poco avremmo potuto incontrare i giocatori di Serie A direttamente lì dentro e avrei potuto fare il mio magnifico incontro con Rafael Leão. Arrivano i giocatori, riscaldamento, noi eravamo lì a bordo campo, stavamo guardando i giocatori riscaldarsi a bordo campo, ragazzi, un'esperienza unica, un'esperienza fantastica, delle emozioni che mi facevano venire la pelle d'oca, perché avevo Tonali, avevo Teo, avevo Rafael Leão veramente a 5 metri da me. L'emozione di essere lì a bordo campo. Entrano i giocatori, inizia la coreografia fantastica allo stadio per la celebrazione della Supercoppa Italiana prima della partita. Ragazzi, uno spettacolo, veramente, veramente uno spettacolo mozzafiato dal vivo, poter vivere queste immagini che vi sto mostrando, di questa coreografia, di questi fuochi d'artificio prima della partita. Una partita molto brutta. Tutti sappiamo come è andata a finire la partita. Purtroppo il Milan non ha vinto. Prima dell'evento avevo aspettative veramente alte nel Milan. Speravo veramente che il Milan potesse vincere la partita. Inizia la partita, io carico come non mai, inizio a stuzzicare Gabri, incito la mia squadra a fare il massimo, ma questo non basta. Inizia la partita e i primi 10 minuti blackout totale da parte del Milan. Io non ci potevo credere a quello che stavo vedendo, ma il Milan non era sceso in campo. Subiamo il primo gol da parte dell'Inter, un bellissimo gol di Di Marco che porta l'Inter a vantaggio sull'1-0 e a distanza di 10 minuti 2-0 da parte di Dzeko. Un Milan veramente spento, un Milan con pochissime idee, un Milan che prova ad esprimere qualche giocata ma che non riesce a mai concretizzare. Un Giroud spento, un Rafael Leão spento, un Messias poco vivace, non permette al Milan di riuscire a rispondere alle botte subite da parte dell'Inter. Nel corso del secondo tempo, ragazzi, il Milan entra in campo, prova di tutto, prova a fare di tutto per riuscire a riagguantare perlomeno il risultato. Passano i minuti, passano i secondi e il tempo sgocciola. Arriviamo all'80esimo, al 70esimo, il Milan inizia a fare dei cambi, subentrano i cambi, escono i giocatori, ma non cambia il risultato. Sembrava che tutta questa esperienza non avesse un volto e soprattutto non avesse avuto un senso fino a quel momento. Termina il recupero, l'arbitro fischia e il Milan perde. In quel momento mi sentivo come se tutta questa esperienza fosse stato invano, perché se prima potevo avere la speranza di riuscire a incontrare Rafael Leão dal vivo, di riuscire a scattare la foto, parlare con i giocatori del Milan una volta alzata la coppa, mi è crollato il mondo addosso. Mi è crollato un'esperienza addosso, perché dopo siamo entrati in campo, ma quando siamo entrati in campo era già tutto troppo tardi. I giocatori del Milan erano già andati via, erano rimasti solamente i giocatori dell'Inter ad alzare la coppa e a festeggiare per questo loro grandissimo traguardo. Un traguardo meritato, ero quasi come un tifoso dell'Inter a festeggiare, perché ero lì. Mi è passato di fianco Barella, avevo davanti a me che stava firmando un autografo Di Marco, l'autore del gol, ma tracce del Milan non c'erano. Il pensiero che mi frullava per la maggiore in testa era quello di aver sfumato una grandissima occasione, ma più dell'occasione in sé di incontrare i giocatori del Milan, quello che mi dispiaceva ancora di più era fare tutto un viaggio per vedere la tua squadra del cuore non scendere in campo.
Io voglio ringraziare OneFootball e Serie A per averci dato questa magnifica opportunità. Lo porterò per sempre nella mia vita. Queste sono state le 24 ore dalla promozione al calcio di Serie A, signori. E quindi questa esperienza termina qua. Ci vediamo direttamente alle nostre partite in promozione. E chissà, perché le sorprese non sono finite qua, le esperienze non sono finite qua, perché potrei da giocatore stavolta andare a fare una magnifica esperienza che presto vi porterò sul canale. Quindi ragazzi, ci vediamo direttamente al prossimo video. Da Riyadh è tutto. Ciao a tutti ragazzi.